Ciao, sono Luca e in questo video ti svelerò un piccolo trucco per aumentare efficacemente la massa muscolare. Ho già fatto video al riguardo, quindi ti rimando al mio metodo Butterfly e ai video su come aumentare la massa muscolare. In questo caso ti svelerò un piccolo trucco che, se applicato nel tuo primo workout che farai dopo averlo visto, sicuramente potrà fare la differenza. Il piccolo trucco è molto semplice: se ti alleni già con il metodo Butterfly conoscerai già i principi di base. In questo caso quello che andremo a fare in tutti gli esercizi, e questo almeno per il primo mese in maniera completa, sarà quella di, da una parte, rallentare l'esecuzione, e quando dico rallentare l'esecuzione vuol dire che sia nella fase positiva che in quella negativa, quindi sia nella fase concentrica che in quella eccentrica, il movimento sarà regolare, quindi impiegherà lo stesso tempo sia in una fase che nell'altra, e contemporaneamente il movimento sarà molto più lento. In questo modo, diciamo, il muscolo sarà sotto tensione per un tempo maggiore e quindi anche lo stress sarà maggiore, l'intensità e quindi anche il risultato in termini di crescita muscolare. Quindi da una parte rallentare anche di parecchio la velocità di esecuzione, che tra l'altro ti permette anche di garantire una maggiore sicurezza. Dall'altro, ogni volta che vai a contrarre il muscolo, enfatizzare la contrazione. Quindi poniamo che io faccio un curl con il bilanciere, quello che vado a fare è rallentare l'esecuzione sia nella fase positiva che in quella negativa. Contemporaneamente, quando arrivo col braccio piegato, contraggo per un secondo il bicipite per poi ritornare giù. Ok? Quindi da una parte movimento regolare, rallento l'esecuzione, quindi impiegherò di più per entrambe le fasi, sempre con un movimento regolare. Contemporaneamente, quando appunto sono in contrazione, in questo caso col bicipite piuttosto che la panca piana con il petto, rimango per un secondo con il muscolo contratto per poi ritornare giù. Quindi nel caso del curl, nel caso dei bicipiti appunto, nel caso dei pettorali per appunto la panca piana, una volta che ho contratto bene il pettorale e ritorno nella posizione appunto di partenza. In questo modo, rallentando l'esecuzione, quindi il muscolo sarà per più tempo sotto tensione e contraendo anche maggiormente il muscolo, avrai veramente, senza dover aumentare serie, ripetizioni o peso, una maggiore efficacia, un maggiore stress a carico del muscolo e quindi anche ovviamente migliori risultati. Quindi il mio suggerimento è applicalo da subito e fammi sapere come va, perché sono sicuro che possa realmente fare la differenza. Come sempre ti invito a seguirmi sul mio sito, sulla mia pagina Facebook, e puoi anche iscriverti al mio mini corso gratuito sugli errori principali che vengono commessi in palestra. Ciao!